Benvenuti al quarto episodio della Randomized Nuzlocke. Sapete già le regole, se non le sapete andatevi a vedere i video prima. Se non le sapete siete stupidi. Io sono Pokémon Blu e lui è Lorenzo. E direi che via. Io entro nei... Via, non mi muove, aiuto. E io invece sto andando. Ah! E non hai cliccato sulla finestra, amico. Lo so, infatti mi aveva fregato quello. Oh, un Arcanine. Dove ho già visto questo Pokémon? Maledetto. Aspetta che gli faccio una confusione fortissima. Ciao. Tu. E giù nel buco, sempre più giù. Su o giù? Su. No, giù. Che cazzarola, oh, ne azzecco mezza. È pieno di tizi del Team Rocchia. Team Rocchia. Il Team Androcchia. Questo ha un Pokémon ed è un Tauros. Team figli d'Androcchia. Al Tauros al 16? What the fuck? Amico, sei way too strong. Che cazzo succede a questo gioco? Io sono abituato ad avere un minimo di cheesing in questa puntata, su. Non mi abbassare il livello di cheesing, per favore. Andiamoci con Tauros all'8, è nazionale, oh. Al 16, scusa, no all'8. Qua si scende. È forte poi, Tauros. È forte sì, cazzarola, è un cattivello. Charmeleon. Li sto dicendo male apposta adesso. Non è che te ne accorgi. Mamma mia, come sei. Charmeleon. Olè. Oh, basta, selvati. Ciao, che minchia è sta cosa? Oh, c'è la mia pre-evoluzione. Drowsy. E comunque. Ah, ovviamente possiamo decidere di non catturare i Pokémon che abbiamo già. Ovvero, se tu c'hai Hypno, puoi decidere. E ti incontri come primo coso Hypno. Come primo incontro Hypno. Sì, no. Puoi decidere di non catturarlo. E stesso con Drowsy anche. Sì, esattamente. Mi pare che l'avessimo detto, ma siccome non sono sicuro, hai fatto bene a dirlo, dottore. Hai fatto bene. Nel dubbio lo ripetiamo. Rinfreschiamo le regole per questi poveri imbecilli che non capiscono niente. Questi che ci guardano attraverso gli schermi dei loro telefonini, sempre attaccati a questi telefonini. La vita vera è un'altra. Andate fuori al sole. La generazione che non sa che cosa vuol dire stare tutto il giorno davanti al Game Boy. Quanto marrone qui dentro. Però. Te l'ho detto. Vai, che i colori sono bellissimi, sono sparati a un merda. Cubon! Lo devi assolutamente chiamare Anna. Perché Anna? Perché sto guardando Anna dai capelli rossi su Netflix e piango tantissimo. Sono commosso. Non ha nemmeno il gender. Ok, qua c'è un allenatore. Un altro Charmeleon. Che salutiamo senza neanche combatterlo perché mi fai troppa pena, amico. Fuga. Siccome c'è un allenatore, mettiamo in avanti culo, così lo alleniamo. Ecco fatto. Oh, Cubon fa parte della squadra, che non si chiamerà Anna, ma si chiamerà Shoshanna. Ma c'ha comunque Anna all'interno, quindi va bene lo stesso. Au revoir, Shoshanna. Au revoir, Shoshanna. E nel frattempo questo... Non mi ricordo come si scrive, quindi me lo invento. Spero di averlo scritto bene. S-C-I-O. Però dobbiamo andare... Aia. Cambia Pokémon, sì, assolutamente, perché il mio avversario sta per essere un... Alakazam! Alakazam è cattivello, eh. Uno dei Pokémon più forti... Forte Alakazam in questa uno dei Pokémon più forti. Gli farò botta in testa. Che è la cosa più efficace da fare coi cervelloni. Ricordatevi, se siete in giro e un tizio vi dice cosa fare perché dice ho studiato, sono andato all'università, e cioè botta in testa e lui sicuramente si arrenderà al vostro potere. Muore. Dipende quanto forte gli dai la botta in testa. Un altro allenatori. Basta però, Charmander. Dai su, Charmeleon, quello che cazzo sei, non me ne frega niente, sei... chiaramente inutile, vattene. Il fossile, amico.
Ehi, stop! Ho trovato questi fossili, sono miei. Ma no, ma non volevo... Pensavo fosse un tizio, non volevo combatterlo, vabbè. Se no mettevo davanti il mio... sarebbe stato perfetto, cazzo, per allenare Articuno. Vabbè, fa niente. Next Pokémon. Ok, il prossimo è Dragonair. Dragonair, giusto Flavio? Ho detto bene, Dragonair. Sì! Ma come sì? Davvero? Mannaggia. No. No. Ora sono più contento. Zubat, dai sì. Cambio, Zubat lo batte culo. Hypno, come back, go, culo. Fight Thundershock. Vediamo se Shoshanna stira subito le zampe. Come ha stirato le zampe? No, vediamo se... Ah, mi fai preoccupare. No, se... Vabbè, alleniamo anche morto, va. Visto che culo è stato confuso. Ma anche... Ma basta usare Super Sonic. Ah, c'era un allenatore qua, perfetto. Ma la confusione resta quando... Manda Haunter, aiuto. Ok, non resta, perfetto. Non so mai in queste generazioni cosa succede alla vita. Dai, fammi prendere uno di questi fossili. Ma gli sono quello... No, quanto dura... I fossili sono quello che sono? No, sono randomizzati anche loro. Sono Pokémon o sono oggetti? Al momento sono oggetti, poi quando arrivi a... la settima palestra, non mi ricordo, Cinnabar Island. Allora, quando prendo Lord Helix e tanti saluti. Va bene, fammi andare via adesso, dai. Buru Pokémon. C'è un Pidgeot, tipo... C'è un Pidgeot dentro la grotta più profonda di tutte. Mi fa venire in mente quando i piccioni restano ingavagnati nei parcheggi dei centri commerciali. Poverini. C'è un Ninetales però, che figata Ninetales. Dottore, ma sei ancora con me? Ci sono, okay. Perché sto un attimo litigando con un dito. Perfetto. Oh, sono uscito. Minchia, sono uscito. Andiamo. Io ho trovato una pietra focaia che mi è totalmente inutile. Non c'è un centro Pokémon qua, perché questo gioco non è un gioco cheese dove esci dai cosi, dalle grotte e ci sta qualcuno che ti cura, vero? No. Direi no. Cazzo. Anzi. Esci dalle grotte e ci sta qualcuno che ti picchia in testa con un bastone fortissimo. Un oggetto, vai con la terza Master Ball e invece TM21. E vabbè, poi scoprirò cosa sono tutte queste TM appena arrivo al centro Pokémon. Ok, qua si scende. Io direi che non voglio andare nell'erba subito però, perché non so che cosa mi aspetta in quest'erba e quindi voglio andare a curarmi. E quindi vado dopo nell'erba. Prima vado nella... Esatto, vado prima di qua a destra. Oh, tu, quanto azzurro! Miseria ladra che spavento! Ti giuro, ha fatto una transizione così tanto azzurra che mi sono spaventato. Allora, adesso devo andare nel centro Pokémon, curare tutti, vendere la pepita subito. Cura tutti, amica. Tutti curati. Non è mai Pokémon, sono in perfetta forma. Arrivederci. Spero di... Che poi ti augurano di vederti presto, ma che cattiveria è? Ma anche no, amica. Dipende se la vedi come cattiveria o come cortesia. La vedo assolutamente e incredibilmente come una terribile cattiveria, santi Dio. Come se vai all'ospedale, ci vediamo presto. No! Grazie. Non arrivederla! Più. E non tu vediamoci. Ti gratti là e fai mortacci tu. Allora, la nugget la vendo. Mi dà 5.000, minchia. Dicevo, ma quindi gli oggetti X non si possono usare, posso anche venderli? No, allora, quelli che trovi li puoi usare.
Quasi quasi lo venderei, però vabbè, no, ancora non sono messo male coi soldi, quindi vediamo. 5, 6, 7, 8, 9. Compriamo tipo 15 Pokéball. Sì. Pozioni. Compriamo una quindicina sempre. Un shill di pozioni. E quale cosa compriamo? Pokéball avanzate, altre 3. Perfetto. Grazie a questa pepita, è stata molto molto utile, devo dire. Allora, il bike shop dopo. Prima vorrei andare nell'erba a catturare quello che mi spetta. Quindi incrociare le dita per me, perché sto andando nell'erba a scoprire cosa mi riserva il destino. Dai, siamo vicini alla grotta, dammi Mewtwo. Manchi, posso anche non prenderlo, vero? Sì. Che è morto, nel senso. Quindi, ciao Manchi. Grazie, ma grazie no. Una seconda volta pugno, no. È bastata una. Prossimo, grazie. Qualcosa di buono, per cortesia. Tipo Mewtwo. Sarebbe ottimo un bel Mewtwo, visto che siamo vicini alla grotta celeste. Ma basta, Manchi! Manchi vuole essere reclutato a tutti i costi. Ma io non ci penso neanche. Gli do... il buon vecchio pugno. È il buon vecchio pugno. C'ho i pugni nelle mani. Attenzione, terzo Pokémon ed è un... indovina. Un Manchi. E beh, di nuovo un Manchi, ovviamente. Manchi a dirlo. Madonna. Sì, anche lei è rimasta male quando ho detto questa battuta. Tutti restano male con questa battuta. Un altro Pokémon. E stavolta è un Pidgeot. Ok. Anche tu? Eh sì, pare proprio di sì. Lo ucciderò con Thundershock. Penso di sì. Thundershock però è una mossa del piffero, non leva niente. Guarda, provo con Drill Pack, che leva di più, però è... non è super efficace. Miseria Ladraf, Critical Hit, niente, non ho Pidgeot, se ti interessa saperlo. A posto. Next area. Questa transizione all'azzurro so che mi ucciderà tutte le retine che ho. E ne ho, avendone soltanto due, può essere un problema. Oh, chi è? Oh! Blu! Oh mio Dio! C'è l'incontro con Blu. A che livello ce l'hai? Un Ultra Ball! Buono! A che livello ce l'hai, Pokémon, questo individuo? Non bassi. Santo cielo. Geodude al 18. Santo cielo, che male. Allora, qua ci vuole un po' di... beh, il mio Hypno è al 30. Forse posso farcela. 28. Ce l'hai in pugno, ce l'hai. Maronne, ti faccio male. Confusione, vediamo quanto gli leo. Gli leo almeno metà vita. One shotato, ciao amico. Culo sale al 12. T'ho detto, ce l'hai in pugno. Censi, ma dai, ma dai. Censi, l'ha ciso Censi. Cioè, gli metto un Pokémon solo per farlo salire, quasi quasi. No, non rischiamo, non si sa mai. Questo mi fa male serio. Confusione. Va bene, pare che Geodude fosse tipo il suo fiore all'occhiello. Che Censi è al 15. Critical Hit mi ha tolto ben 4. Ciao. Cioè, Hypno al 29, ovviamente. Kabutops, aia. Meglio di... bello Kabutops. Kabutops al 15 sempre, vabbè, un giorno questo Kabutops verrà asfaltato da coso, da Zapdos, ma non oggi. Sta per usare Staryu, vuoi cambiare Pokémon? Sì, dai, Staryu lo faccio sconfiggere da culo. Staryu al 17, ci picchia, oh. Beh, ci saluta Shoshanna. Orewar Shoshanna. Orewar Shoshanna, direi. Che bello, Staryu al 17 contro Culo al 12. Culo sta asfaltando questa povera stella. E arrivederci Staryu al 17.
insegna agli angeli come morire. Ho sconfitto blu. Niente male. Ho sconfitto blu in mezzo al blu. Nel blu dipinto di blu. Nel blu dipinto di blu. Dai, non mi interessa niente di quello che stai dicendo, vattene. Sparisci in fondo allo schermo. Curiamo i Pokémon. Benvenuto, sì, curiamo tutti. E vado nell'altro percorso. No, c'era un Charmander. C'era qua, un Charmander. Sì, un Charmander. Perdonami, non mi ricordo una cosa. Il percorso, quello sopra del ponte, no? È un percorso? È diverso, è diverso. Ok, quindi posso, sì, posso catturarne un altro. Perfetto, questo volevo sapere. Andiamo su. È tornato tutto molto verde. Ah, allenatori ci sono. Va bene. Questo è il ponte pepita. Oh, mi dà un'altra pepita. Ah, no. Oh, sì. Eh no, non mi dà una pepita. Mi dà un cosa X. Squirtle, ma dai. Non me lo... Non so se quello la randomizza. Questo tizio vorrebbe sconfiggere Zapdos con Squirtle. Non ti va molto bene, dico, no. Direi proprio di no. E culo sale al 13. Nidoking. Ah, che gioia. Cambiamo subito Pokémon, perché Rhyhorn contro culo non è cosa buona, giusto? Nidoking da uccidere o da catturare? Da uccidere. E ciao anche a Rhyhorn. Poi, prossima diapositiva. Non ti vorrei dire, ma... questi allenatori sono delle schiappe incredibili. No, avevo pochi dubbi a riguardo. Blastoise... No, non ho nessuno per Blastoise. Boom! Boom! Cambio Pokémon assolutamente. Metto morto. Sperando che non muoia sul serio, perché... Vai! Bracciere! Aia, Critical Hit leva così poco, non mi piace per niente. No, non sei alla sua portata. Per niente, cambiamo Pokémon, rimettiamo Hypno un attimo. Allora, dovrei essere... Sì, sono all'uscita. Prego, prego! Sono all'uscita! Perfetto, vogliamo... No, no, e poi è durato poco ancora. Poco ancora, perfetto. No, non lo sapevo ancora. Sì, sì. Allora, diciamo, secondo me quando arrivo... No, siamo 15 minuti. Ah, ok. No, facciamo circa... Madonna, quanto cazzo ha tolto. Facciamo circa una mezz'ora. Ok, io continuo sul percorso. Vuole combattere, mi ero un attimo distratto. Charmander, Charmander. Charmander si becca un drill pack che non finisce più. Oddio, Talpa, non morire, ti prego. Turururu. Risponda ai messaggi. Sono belli i messaggi. Ghastly, teniamo culo, perché sì, Ghastly non è un... Madonna, Ghastly quanto è bello. Sono scioccato dalla bellezza di Ghastly. È figo Ghastly in questa generazione. Vai, lo one shot. Ah, mi hanno paralizzato. No! Cavolo, mi hanno paralizzato coso. Mettiamo Hypno un attimo. Oddio, ma la so giocata veramente brutta qua. Fight. Confusione. Contusione. Che confusione. Qua è brutta. C'ho un Nidoking contro. Oh minchia. Bella non è, ecco. No, assolutamente. No, però ce la dovrei fare, sì, sì. Ce l'hai qualche strumento utile alla causa? Ho finito le pozioni. E dove sei? Sei fuori dalla grotta? Stai andando a...
Ho un marone. No, non ancora. Sto battendo quello là dei fossili. Ah, ok. Perfetto. Quanto blu in questa vita. Sto, come si suol dire, con le pezze al culo. Cos'è accaduto? C'ho tipo due Pokémon a 5 HP. Scegline uno e che sia con Dio. No, no, ho vinto. Però... sì, prenditi l'Elix. Vattene, imbecille. Ma non è... su, volevo andare a vedere se devo sbloccare qualcosa per scontrarmi contro Misty, però... mi ricordavo che stava su. O vado su. Tanto comunque come minimo alleno, quindi non è male. E guadagno soldini. Purururum. Madonna, odio le transizioni di colore così repentine, sono veramente terrificanti. Nel prossimo episodio scopriremo che cosa succederà. Nel prossimo episodio.